Termina questa sera, venerdì 17 agosto, la festa dell'Assunta di San Rocco a San Francesco al Campo, organizzata dal Comitato Borgata Madonna. La manifestazione è partita martedì 14 agosto con una grande partecipazione. Immancabile all'evento la presenza del sindaco Sergio Colombatto. Sì, siamo alla festa dell'Assunta di San Francesco al Campo, è una festa tradizionale che da decine di anni continuiamo a cercare di mantenere per quello che è la sua tradizione, e vogliamo continuare in questa direzione per far sì che questa festa anche nel futuro abbia la sua possibilità di essere sempre la nostra festa, la festa di Borgata Madonna nel 15 d'agosto. È una festa importante per San Francesco ma per tutta la collettività e quindi anche per quello che possono essere le realtà vicine. Un momento di tradizione, dicevo, ma è anche un momento di festa, e quindi noi abbiamo piacere di essere qui oggi nel ricordare la festa dell'Assunta, ma con tutta l'attività che il comitato e tutti gli sponsor cercano di portare avanti, e noi come comune cerchiamo di sostenere nella loro attività. La devozione alla Madonna risale al 1700, come ha spiegato Noemi Castanieri, membro del comitato. Siamo qui a Borgata Madonna nel territorio di San Francesco al Campo e ovviamente per noi questo è un giorno molto importante, perché sin da quando siamo bambini abbiamo conosciuto la devozione che la popolazione di San Francesco al Campo e non soltanto di tutti i territori limitrofi hanno sempre avuto nei confronti di questa cappella e della Madonna Assunta che viene qui oggi celebrata. Come dicevamo prima, questa devozione ha origini molto antiche, risale addirittura alla prima metà del 1700. E questo lo possiamo evincere dagli ex voto che sono presenti nella sacrestia della nostra cappella. Il più antico risale appunto al 1745 e già quell'ex voto testimonia la devozione nei confronti dell'Assunta, mentre prima la cappellina campestre che era qui presente, molto ridimensionata rispetto a questa, era dedicata alla Madonna delle Grazie. Una festa molto sentita, ha sottolineato il presidente del comitato Borgata Madonna, Diego Coriasco. Il comitato festeggiamenti di Borgata Madonna si occupa della festa, chiamiamola così, pagana, via. Diciamo, è molto legata comunque qui, ecco, festeggiamenti profani. Comunque diciamo una cosa unica, legata, diciamo, perché la gente è molto sentita questa festa, quindi sia come festa religiosa ma anche come festa esterna. Come detto bene da Noemi, abbiamo trovato dei documenti che parlavano già che forse quando c'era proprio la cappellina che diceva lei prima, veniva, all'epoca eravamo ancora sotto il comune di San Maurizio Canavese, perché questa era la vauda di San Maurizio, pagavano una frascata, la chiamavano proprio così, viene descritta così come frascata, con delle frasche per ripararsi dal calore del sole di agosto per i fedeli che frequentavano, e esternamente sembrava già ci fosse qualche cosa, un contorno, diciamo, tanto è vero che poi era stato scavato il profondissimo pozzo che è ancora qua esistenze, e sembra che addirittura la casa di là era adattata come romitaggio, diciamo, ancora il compianto Don Monetto. Diciamo dei cenni storici, appunto, e oltretutto c'è da dire che adesso noi la chiamiamo cappella, comunque fino, mi sembra, alla metà del era santuario a tutti gli effetti, questa chiesa qui era santuario dedicato alla Vergine Assunta, quindi siamo molto soddisfatti della affluenza di gente che c'è stata ieri sera, che c'è stata oggi. Come detto bene Noemi, vediamo tante facce esterne anche al paese, da Rivarossa, da San Carlo, da Cirie, Vau, da Canavese, mi viene in mente, quindi possiamo così essere più che soddisfatti. E vedete questo fiocchetto che ho sul petto, diciamo, perché ne faccio parte anch'io, praticamente è della compagnia di San Rocco, praticamente è stata quella che si occupa della festa religiosa quando non c'è il priore, no? Se c'è un priore farà il priore e la partita partecipa di supporto al priore,
se non c'è il priore come quest'anno, si ne occupa in toto per tutti gli, dai fiori, allestimento, rinfresco, banda musicale eccetera. E diciamo è stata creata appunto dal compianto Don Giuseppe Bonetto negli anni 50, dopo i primi anni che era qui, forse addirittura dopo il primo anno, appunto per fare sì così che questa festa sia sempre sentita. Diciamo di anno in anno, quest'anno sono di nuovo entrati altri componenti, questo ci fa piacere perché, come ha detto bene Noemi, c'è un ricambio generazionale appunto anche di giovani, fa piacere anche questo, e quindi ringrazio tutti loro, questi componenti che ogni anno mettono mano al portafoglio, anche loro con il loro contributo partecipano all'allestimento della festa. E anche al parroco, sì, padre Fabrizio Macchi, e al viceparroco padre Giacomo Gu, che purtroppo a inizio settembre ci lasceranno per altri incarichi in altre parrocchie. Comunque li ringraziamo per tutto quello che hanno sempre fatto per noi della Borgata Madonna. La riuscita dell'evento è merito dell'impegno dei molti, che Noemi Castagneri ha doverosamente ringraziato. In chiusura qualche ringraziamento innanzitutto agli sponsor, è doveroso perché senza di loro i festeggiamenti, diciamo, esterni non potrebbero essere portati avanti. Sappiamo che di questi tempi è molto difficile tenere in piedi questo tipo di manifestazioni. Noi ci riusciamo, anzi di anno in anno vediamo che i contributi dal punto di vista affettivo soprattutto non vengono mai a mancare, perché chi lo fa veramente per il legame che ha nei confronti di questa cappella. Ecco perché prima Diego diceva del legame che c'è tra la festa religiosa vera e propria e i festeggiamenti di contorno. E, oltre agli sponsor, ovviamente tutti i fedeli, tutti i devoti che passano in questi giorni, sia durante le celebrazioni sia durante le serate della festa, perché noi la cappella la teniamo aperta di modo che tutti possano entrare non soltanto a visitarla ma a recitare anche una semplice preghiera. E siccome tutti sanno che abbiamo bisogno di fondi per poter andare avanti con i lavori di ristrutturazione, ne abbiamo bisogno perché la cappella è molto antica e bisogna in qualche modo cercare di proseguire sulla strada che avevamo già iniziato qualche anno fa. Quindi grazie, perché anche per queste generose offerte siamo riusciti, nonostante le difficoltà, perché comporta dei sacrifici e di anno in anno è sempre più difficile allestire nuovamente il banco di beneficenza, cercheremo di dare un contributo proprio a questo scopo, a questa finalità, cioè quella della ristrutturazione della cappella.